Buongiorno cari amici, oggi facciamo un piatto semplice semplice per i nostri ragazzi che piace molto. Facciamo un pollo allevato a terra al forno agli aromi e noi passiamo subito agli ingredienti. Gli ingredienti sono questi: l'abbiamo preso dal giardino, rosmarino, salvia fresca, un po' di menta, qualche foglia di basilico e poi abbiamo del timo fresco, eccolo qua. Più abbiamo dell'aglio già pulito e del limone, della buccia di limone. Poi abbiamo il nostro e un po' di sale grosso, eccolo qui. Questo pollo poi lo accompagneremo con un contorno, con delle patate già sbollentate, sbollentate, queste sono delle bucce che a noi non servono, possiamo anche buttarle, e le patate poi le condiamo con lo stesso spezie che faremo. E poi sale e pepe, perfetto, possiamo iniziare al procedimento. Prendiamo i nostri aromi, il rosmarino, lo puliamo, lo mettiamo sul tagliere dove c'è il sale grosso, la nostra salvia, le nostre foglie di menta, così, perfetto. Poi aggiungiamo il nostro timo, eccolo qua il nostro timo, molto profumato, prendiamo solo le foglie, i bastoncini non ci servono, ecco qui. Bene, una volta in questo modo il nostro aglio tutto nel tagliere, la nostra buccia di limone in questo modo, vedete, e cominciamo a tritare tutto. Molto molto profumato. Aggiungiamo un po' di pepe, se c'è anche in grani. Il pollo è di circa 1,2 kg, 1,3 kg. Con lo stesso condimento andiamo a condire le nostre patate già tagliate a spicchio e sbollentate. Abbiamo dato una bella sbiancatura, in modo che poi al forno rimangono morbidi all'interno e croccanti fuori. Ecco qua, questo è il nostro trito di aromi. Poi che facciamo? Prendiamo il nostro pollo già ben pulito, lavato, bene, e mettiamo all'interno del pollo un po' di questi aromi, così, molto profumato. Un goccino di olio e poi mettiamo
un po' di strutto, proprio appena appena, per dargli un po' di morbidezza, e poi una fetta di limone, all'interno del nostro pollo. Poi il resto prendiamo una teglia così, prendiamo il nostro pollo e lo vedete in questo modo così. Dentro il nostro strutto appena appena in questo modo, perfetto, un po' del nostro olio, poi prendiamo il resto del nostro aroma e mettiamo in una ciotolina in questo modo. Aggiungiamo qui del succo di limone, in questo modo così, ecco, e dell'olio extravergine d'oliva. E facciamo un intigolo, così, ben battuto. Ecco, questo poi serve per, durante la cottura, accompagnarlo un pochettino sopra il nostro pollo. Con lo stesso condimento, prendiamo un'altra teglia, in questo modo, ecco, e condiamo le nostre patate. Mettiamo le nostre patate all'interno della nostra teglia, il nostro intigolo, così. Già le patate, ripeto, sono già sbollentate. Ecco qui, un altro po' di olio, del sale, in questo modo, e poi con le manine diamo una bella mescolata in modo che tutte le patate vengano aromatizzate. Perfetto. E poi inforniamo il nostro pollo per circa un'ora al forno caldo a 180 gradi per circa un'ora. E le patate le inforniamo per circa 40 minuti, sempre a 180 gradi. E il risultato è questo, che vi farò vedere successivamente. Ecco, questo è il risultato del nostro pollo finito. Buon appetito e alla prossima. Arrivederci.